E rieccoci, proseguiamo il nostro appuntamento con Topcom. Ci stiamo per collegare con Domenico Barilla, tifosibianconeri.com, per la seconda parte. Intanto facciamo un excursus sui tweet che hanno poi postato, c'è quello di Massimiliano Allegri, proseguiamo il nostro percorso in una Coppa Italia a cui teniamo molto, ora tuffiamoci in queste feste sul campo, una novità a cui dobbiamo farci trovare pronti, questo è il consueto tweet del tecnico bianconero, saluto e do il benvenuto a Domenico Barilla, ciao Domenico. Ciao caro, un saluto a tutti. Allora, prima cosa, anche con te la reazione alla vittoria, alla qualificazione, ma soprattutto ad una gara che ha convinto anche con un assetto tattico che tra l'altro è cambiato proprio in fase di gioco, un qualche novità in formazione che era stata ampiamente annunciata, dobbiamo dire, e poi questo ritorno al gol di Paulo Dybala. E anche ritorno a fornire assist decisivi ai compagni di squadra come quello che ha portato in rete Gonzalo Higuaín. Sì, ovviamente c'è grande soddisfazione per questa vittoria, per quella che è stata sicuramente una bella partita da parte della Juventus. Io personalmente ieri ero allo stadio, ho veramente apprezzato il gioco della Juventus, soprattutto nel primo tempo e per sprazzi nel secondo. E devo dire che complessivamente è stata certamente una buona prestazione da parte di tutta la squadra. C'era questa nota, diciamo, interessante del vedere Dybala in questa posizione un po' differente da falso 9, posizionato al centro dell'attacco. Devo dire che mi ha abbastanza convinto come soluzione perché abbiamo visto delle cose interessanti, soprattutto gli inserimenti da parte di centrocampisti, magari non sempre riusciti al 100%, ma comunque come idea di base era certamente interessante. Poi c'è stato appunto questo importantissimo, a mio avviso, ritorno al gol di Dybala. Perché al di là della prestazione, credo che a lui moralmente servisse ritrovare la rete e credo che potrà servire per ritrovare un po' di serenità, ecco, che forse ultimamente gli è un po' mancato. Quindi certamente tante note positive dalla partita di ieri e anche gli utenti sul nostro forum le hanno sottolineate, ecco, queste note positive, sono sicuramente soddisfatti per la prestazione della squadra. In senso generale, passiamo invece ai singoli giocatori. Quali sono stati i giudizi degli utenti del forum? Beh, devo dire che noi, come sempre, nel post partita apriamo un sondaggio per votare i migliori in campo. I due più votati sono stati a pari merito Dybala, su cui sicuramente ha inciso molto il gol segnato e l'assist, e poi Bernardeschi. Bernardeschi è piaciuto molto ieri sera, è piaciuto molto anche a me, devo dire, perché si è mosso davvero molto bene e ha dimostrato di essere un giocatore sempre più integrato con la squadra e sempre più utile alla causa. E poi, se invece vogliamo parlare di giudizi un po' meno lusinghieri, ecco, forse quello un po' meno apprezzato ieri sera è stato Sturaro, che ecco, forse ha corso tanto, ma ha corso un po' a vuoto, perché abbiamo visto da parte sua diversi interventi sbagliati e non molta incisività anche in fase propositiva. Quindi forse ecco, quello meno apprezzato di ieri sera è stato appunto Sturaro. Sono stati Davanti invece giudizi lusinghieri un po' per tutti, ma in particolare per Dybala e Bernardeschi. Dybala Bernardeschi, invece per quanto riguarda la difesa, secondo Barzagli sono stati tutto sommato buoni, teneri, perché commentavo già con Claudio Guasciglio, qualcuno gli ha dato una lieve insufficienza per la prestazione. Credo che sia l'unico voto negativo che ho visto questa mattina e che riguarda uno dei giocatori della Juventus, perché, ribadiamo, visto il risultato, ma vista anche la prestazione, è anche difficile trovare delle prestazioni negative. Dobbiamo aggiungere che Sturaro non giocava e in quel ruolo anche da un po' di tempo. Lo stesso Allegri aveva detto, deve capire che come terzino può fare una carriera, come centrocampista no, perché insomma, gli acquisti hanno portato dei centrocampisti e poi magari andiamo ad analizzare il centrocampo con un Bentancur molto molto convincente a soli 20 anni. Dall'altra parte bisogna dire che anche in difesa con questa resa di De Sciglio, è vero che io vedesse infortunato, trova anche meno spazio in difesa, quindi non è per trovargli delle giustificazioni, ma obiettivamente sta giocando poco e non giocava da un po' in quel ruolo.
Allora, parto dalla difesa. Per quanto riguarda la difesa, devo dire che sul nostro forum non ci sono stati commenti particolarmente negativi alle prove dei centrali e neanche a quella di Barzagli, devo dire la verità. Nonostante ci sia stata sì qualche piccola imprecisione nella zona centrale della difesa, che ha portato anche a qualche rischio eccessivo, forse, devo dire che complessivamente i giudizi sono stati comunque positivi. Forse paradossalmente, l'unico che ha preso un po' qualche, se vogliamo chiamarlo, rimprovero da parte dei tifosi nella zona difensiva è stato Asamoah, perché con qualche imprecisione e poi con quel rischio che si è preso, ecco, sul rigore poi annullato dal VAR, ecco, le uniche critiche forse sono state un po' per lui, nonostante comunque una prova positiva che è stata in ogni caso sottolineata. Per quanto riguarda Sturaro, sì, è vero, non giocava da tempo e non giocava da tempo in quel ruolo. Però ovviamente i tifosi, come sappiamo, vanno a cercare il dettaglio, appunto, se andiamo a cercare il dettaglio nella partita di ieri, l'unico che forse, appunto, ha convinto meno degli altri è stato, appunto, Sturaro, nonostante comunque si sia applicato, perché non si può dire che non abbia corso, che non abbia cercato di far bene ieri sera, ha corso tanto, magari non ha corso proprio benissimo, ecco, questa è l'unica critica che si può muovere. Per quanto riguarda gli altri centrocampisti, ecco, Betancourt sicuramente, nonostante la giovane età, si fa sempre trovare pronto. Forse non la sua prova più vistosa, quella di ieri, ma comunque una buona prova, così come quella anche di Marchisio e del subentrante Matuidi, che ormai direi è una garanzia. Per il centrocampo, ieri ci sono state delle lodi un po' per tutti, appunto, con Anche l'unica eccezione del povero Sturaro, che è stato quello un po' più criticato. più criticato, e come è stato visto questo ritorno di Marchisio, Domenico? Beh, il ritorno di Marchisio in senso assoluto è stato visto in maniera molto positiva, al di là della prestazione, ma proprio perché si conosce l'importanza del giocatore, si sa quanto possa essere importante un Marchisio in forma da qui a fine stagione, perché è un giocatore unico, se vogliamo, nella rosa della Juventus, per l'equilibrio che è capace di dare alla squadra. Di conseguenza, rivederlo in campo per tanti minuti fa sicuramente piacere ed è un buon viatico per il proseguo della sua stagione e della stagione della Juventus, che sicuramente ha bisogno di Marchisio. In avanti c'è la grande attesa per Paolo Dybala, Higuain che è una conferma, Bernardeschi che piace sempre di più, sta convincendo anche chi lo criticava nel momento del suo arrivo, criticava un po' l'acquisto Domenico e anche l'investimento. Adesso sarà derby perché il 3 gennaio con il Toro che ha battuto in maniera anche un po' clamorosa la Roma, perché non so quanti se l'aspettassero, sarà un nuovo derby di Coppa Italia. Sì, parto da Higuain dicendo che sicuramente è sempre una garanzia. Anche ieri, giocando in una posizione un po' diversa dal solito, un po' più spostato sulla sinistra, ha comunque trovato il gol e quindi ormai non è più una sorpresa. Higuain lo conosciamo, basta che trovi un pallone giusto in una partita e il suo gol lo trova sempre. E da questo punto di vista è assolutamente una garanzia. Come sta diventando una garanzia di buone prestazioni anche lo stesso Bernardeschi. E appunto Dybala, l'importante è aver ritrovato il gol per ritrovare appunto la sua serenità e speriamo che continui da qui in poi a segnare, a ritrovare un po' quello che è il suo livello standard, ecco, da grande giocatore. Per quanto riguarda il derby, certamente adesso c'è una grande attesa, specialmente da parte nostra che siamo tifosi di Torino e per cui questa partita è particolarmente sentita. Sì, un derby un po' inaspettato, perché credo che in pochi effettivamente si aspettassero questa debacle della Roma in casa. Però il Toro ha dimostrato di essere comunque una squadra che quando vuole sa essere solida, sa essere concreta e quindi ha portato a casa questo risultato importante e sarà sicuramente un bel derby di Coppa Italia, come del resto è già stato proposto negli ultimi anni, visto che non è appunto il primo derby di Coppa Italia degli ultimi anni e speriamo di vedere una bella partita. È un obiettivo, lo ha ribadito Massimiliano Allegri, lo hanno ridetto e riscritto i giocatori anche nei numerosi tweet. Obiettivo dichiarato, l'aveva detto sia prima della sfida e a più riprese Massimiliano Allegri, obiettivo della società come il settimo scudetto. Adesso ci proiettiamo invece in avanti con che spirito affronterà la Juventus la Roma e volevo sapere sul forum se c'è preoccupazione per gli infortuni. Io credo che dopo questa partita, se magari ci fosse per qualche assenza, sia andata man mano
a, come dire, svanire, no? Vista la prestazione della Juventus, anche di chi non era, era stato poche volte titolare. Quindi Massimiliano Allegri aveva detto sarà importante, sarebbe importante arrivare alla sfida, allo scontro diretto di sabato con la qualificazione, così è. Beh, allora, io credo che la Juventus affronterà questa sfida con la ritrovata consapevolezza di essere la squadra più forte del campionato. Non che prima non lo sapesse, ma ecco, le ultime prestazioni hanno ridato un po' di fiducia, a mio avviso, ai giocatori. Si è ritrovata solidità difensiva che era mancata all'inizio stagione e si è ritrovata appunto convinzione nei propri mezzi. Di conseguenza, credo che la Juventus affronterà questa partita con la giusta consapevolezza della propria forza. E la consapevolezza di poter battere la Roma sapendo giocare, diciamo, nella propria maniera, ecco, con i propri mezzi, ecco, che sono appunto questa solidità e questa capacità di far male davanti in qualunque momento. Di conseguenza, penso che arrivi questa partita nel momento migliore, forse, per la Juventus. Per quanto riguarda le preoccupazioni dei tifosi, devo dire che non c'è in realtà grossa preoccupazione per questi infortuni, perché è vero, potrà mancare qualche giocatore contro la Roma. Ma appunto la partita di ieri sera, così come anche altre partite di questa stagione, sono state la conferma che il mercato estivo della Juventus è stato un mercato tutto sommato giusto, perché la società è andata a intervenire laddove la scorsa stagione si era sottolineata appunto una carenza, ovvero nelle riserve, nei giocatori in grado di sostituire quelli che sono poi gli 11 in campo, perché la Juventus dello scorso anno aveva un vero grosso difetto, probabilmente non era negli 11, ma nei giocatori in panchina. Di conseguenza la società è stata brava, a mio avviso, ad agire sul mercato per risolvere questo problema e lo ha fatto ieri ottimamente, perché giocatori come Douglas Costa, come Bernardeschi, come lo stesso Betancourt, che magari non giocano sempre, ma quando giocano danno sicuramente un apporto importante. Ecco, quindi le assenze sicuramente possono essere pesanti, ma lo saranno meno grazie a questi giocatori importanti che la Juventus ha in rosa. E ora testa alla Roma, questa è stata la reazione di quasi tutti quelli che si sono espressi attraverso i social o in zona mista, comunque nelle dichiarazioni post partita. Questa, ancora una volta, la dimostrazione che la Juventus pensa partita dopo partita, ma anche la conferma che oltre alla Coppa Italia questo settimo scudetto è assolutamente un obiettivo della società. E come ha ribadito in più di un'occasione il tecnico, questo sarà un campionato che verrà deciso dagli scontri diretti. E sabato, appunto, c'è la Roma che avrà anche un po' voglia di rivalsa, no? Visto questa sconfitta con il Toro e l'uscita dalla Coppa Italia. Sì, sicuramente Roma sarà molto motivata, ma giustamente, come dicevi tu, la Juventus intelligentemente, a mio avviso, pensa partita per partita, si concentra sull'avversario di turno senza andare troppo oltre e giustamente adesso si concentrerà totalmente sulla Roma e lo farà con la consapevolezza di andare a giocare uno scontro diretto importante, sia per la classifica che per il campionato in generale, perché la volontà è quella di portare a casa il settimo scudetto consecutivo ed è una volontà, a mio avviso, sacrosanta, perché la Juventus resta la squadra più forte del campionato, è inutile nascondersi, perché a mio avviso così è, la rosa è sicuramente la più forte e quindi l'obiettivo primario deve essere quello, portare a casa il settimo scudetto consecutivo. Poi ovviamente con uno sguardo a quella che resta l'ambizione e il sogno di tutti, che è la Champions League, ma bisogna partire con una base e questa base importante deve essere questo settimo scudetto a cui la Juve punta giustamente molto forte. Io saluto e ringrazio Domenico Barillati, faccio tanti auguri, domani sarai nei nostri studi in trasmissione, avremo modo di rifarli e di farlo anche tu. Per quanto riguarda Topcom, ci vediamo e ci sentiamo con il nuovo anno. Grazie per essere stato con noi, buone Grazie, feste. Salutiamo Domenico Barillà e volevo fare molto velocemente un giro di tweet per mostrarvi allora, quello di Stefan Lichtsteiner, qualificazione meritata, lo ingrandiamo così potete leggerlo, e poi ancora andiamo da Stefano Sturaro, si va ai quarti e ora testa alla Roma con questa immagine. Paolo Dybala non ha scritto nulla, ma ha messo semplicemente la foto della sua esultanza dopo il gol. Di Allegri abbiamo parlato. Claudio Marchisio scrive: il vostro calore è il miglior antidoto contro il freddo, sappiamo cosa vogliamo e non smettiamo di lottare per realizzarlo. Avanti così. E
E andiamo così a chiudere questo nostro appuntamento con Topcom. Come sempre, grazie per averci seguito e buon proseguimento su Top Planet.